Accendiamo anche la camera. La mettiamo lì. Pure. Fammi pensare. Dove mettiamo la camera? Io penso che penso qua. Sì, non credo che dia fastidio qui, vediamo. Cazzo dà fastidio. E la spostiamo e la mettiamo qui come d'abitudine. E incominciamo questa avventura. Allora, condividiamo subito. Ho già fatto una mezza live di Watch Dogs, porterò più o meno un episodio a settimana, un capitolo, una mezz'oretta al giorno di quello lì, e più o meno farò la stessa cosa con qua, per chi mi sta ascoltando, per chi mi ascolterà magari anche dopo. E a momenti siamo pronti a cagarci sopra. E allora, metto qua. E allora, dai, si comincia, vediamo se spengo qui la torcia, se si vede, no, si vede buio, dà fastidio, quindi facciamo rosso, dà un po' di suspense horror, vediamo, l'avviciniamo, ok, magari mi allontano. E incominciamo questa avventura. Un po' di caffè per essere un po' più dinamici, più svegli, anche se qua c'è poco di essere svegli. Ma bisognerebbe mettere un bel pannolino. Ecco qua il filmato iniziale.
Sì, come ogni film horror inizia. Cazzo, l'ho sentito io. No, anche la bambina. Finiva con un suicidio, me l'aspettavo, classico stile americano. Le tragedie che tipo Emily T. Warren, ad esempio, uccide la famiglia e si suicida. E dico, ammazzati tu, no? E basta. Già iniziamo gli sprazzi. Vediamo ora. Cazzo è? Stanza principale, tipo PT. Sto giocando già? Mi serve la chiave, come l'ho aperto? Iniziamo con i misteri. Per chi non conosceva PT, questo gioco si ispira tanto a loro, a PT, un po' stile Outlast che devi scappare, questo tipo di horror. E a quanto pare anche qui è ambientato in una casa, non so se usciremo mai vivi in questa casa, da questa casa. E il gioco consiste nel sbloccare gli enigmi e tutto il resto. Ah, lo spiego, magari qualcuno non lo sa. E posso dire che comunque sembra bella come grafica. Ho messo le cuffie per mettersi a meglio. Di queste ne abbiamo bisogno assai. Questo è stato. Sono io che faccio questo rumore. Allora, questa stanza contiene gli oggetti che rappresentano i tuoi progressi di gioco. Questi oggetti vengono raccolti in modi diversi, inclusi al termine di un capitolo. Ad ogni capitolo si raccoglie un oggetto che, una volta raccolti, apriranno automaticamente la stanza di avanzamento. Il grado successivo! E allora, vediamo qua. Sarebbe questa, sì, qua. Vabbè, per adesso non c'è niente, abbiamo appena iniziato. Ecco, come dicevo, già ce ne sono due. Ne prevedo tante di queste statue. Magari la prossima volta mi munisco anche io di attrezzatura religiosa, tipo un crocifisso. Allora, con questo si abbassa. Ah, con questo zoom. Comunque, ragazzi, davvero bello nei dettagli. Ovviamente registro in HD, ma io lo vedo in 4K, è diverso. Oh. Hello? Wayne, it's Rose, your neighbor. I know it's late, and I know that I tend to be a little anxious about small things. I apologize for that, but I'm getting a bit worried. I haven't seen you out of the house in about 3 weeks. Is everything all right? Could you call me just to let me know everything's fine? All right. Bye-bye. Allora, io non capisco tanto l'inglese, però presumo mi abbia detto 7 giorni e morirai presto, quindi alla fine in sintesi era questa la cosa, poi quello che ha detto poco importa. Allora, interagisci, non capisco se devo tirare, ah sì, ecco, devo acchiappare e tirare. Belli libri, non so se c'è qualche libro interessante, no. E quindi devo tirare. Quindi la posso acchiappare? Wow! Mettiamole a posto. Come si mette giù? Rilascia tasto destro. Ok. Le candele non posso essere sostenute qui. C'è niente interessante qua, non penso. Vaso non lo posso tirare. E allora. Vabbè, i libri del cazzo non servono, a quanto pare.
Qua una sedia messa così. Sì, veramente. Come dice Cristina, ci vorrebbe un po' di pulizia, un po' ingrasciata la casuzza. Dante chi l'urdia. Oh, guarda, lo conosco sto orologio. È inquietante. Questi occhi così che guardate a sinistra. Che ore sono? Le 3:30 di notte. Guarda caso. Sempre le 3:30. Bambino, forse ero io quando ero piccolo. Vabbè. Le buste, guarda, le buste manco me le fa pagare, lo sa che succo si pare. Ma come fa a guardare? Non si apre. Inizio. È brutto perché quando cammino sento i passi e mi dà l'impressione che c'è qualcuno dietro. Sì, vabbè, accendeva la luce. Mo', ho spento, riaccendi. Questa non funziona. Guarda caso, questa non funziona. Che siete maledetti. Allora, il livello di sanità del tuo personaggio influisce sul tuo gioco, anche sul mio cervello. Restare troppo a lungo al buio, ridurre il livello di tua sanità del personaggio. È indicato un'icona a forma di cervello che si ritrova nell'angolo in basso a sinistro dello schermo. Se l'icona è visibile chiaramente, significa che la salute mentale del tuo personaggio è molto bassa e potrebbero accadere eventi pericolosi, tipo allucinazioni, fantasmi, cose. L'icona a forma di nuvola rossa appare quando ti trovi in una situazione di stress psicologico, che a sua volta riduce il livello di sanità al tuo personaggio. Comunque. In sintesi, il mio personaggio uscirà pazzo e io dietro a lui. Guarda qua. Questa è la bolletta che non ha pagato. Sì, infatti. Avanti. Bello, bello lo scenario. Allora, gli eventi paranormali in modo casuale nel corso del gioco. Ah, in modo casuale, cioè manco loro lo sanno come spunteranno. Impara a identificare poiché. Come faccio a identificare che succederà qualcosa? Poiché ostacoli il tuo cammino, riducono drasticamente il tuo livello di sanità mentale. Ma il mio è mio livello di sanità mentale? Perché ho disinstallato ora. O quello del. Il livello di sanità mentale del tuo personaggio influisce a sua volta sulla frequenza di comparsa degli eventi paranormali. Comunque, in sintesi, devo percepire quando sta per succedere qualcosa. Tipo, mo mi sento che deve succedere qualcosa. Funziona un cazzo in questa casa di merda. Jet. Ragazzi, si sentono dei graffi. Ah, guarda, si può vedere un pochettino. Ma non si vede niente, cioè si intravede. Vabbè, andiamo avanti, va. Già. Non mi dà fastidio. Cioè, sto sfigato, vive solo e c'ha una casa di 200 metri quadrati. Che. Usciamo, il minimo, no? Bella grafica c'ha fuori, oh. La soluzione più facile sarebbe uscire. Maria, spegni sta radio. Oh. Oh, la lampadina che devo raccogliere. Sì, raccogliamo. La lampadina possa essere utilizzata per riparare lampada. Ah, forte. Ah, quindi. Aspetta. La devo mettere qua, che quella si era rotta. Ma veramente, ora. Allora, R1. Ah, se l'ho dato c'è. Allora l'ha pagata la luce. Sono le lampadine che sono comprate là a ribasso. E qui l'abbiamo messa. Come ci consiglia Cristina? Vediamo se c'è Radio Maria. O RTL magari fa compagnia. Oh! Spento.
Spegniti, si è acceso solo, raga. Allora, comunque le foto sono proprio realistiche. Io penso siano proprio foto vere, guarda qua. Secondo me il personaggio si chiama Ignazio. Non lo so, c'ha la faccia di Ignazio, mi fa ridere. Comunque, io sto ignorando i rumori che sento sopra nel gioco, cioè dal piano di sopra ci sono dei passi. Sto facendo pure proprio finta di niente. Quindi andiamo, sì, facciamo finta che vada tutto bene. Beh, comunque sembra una famigliola felice. Oddio, la bambina non era tanto felice. Lasciamo acceso. No, raga, amoni però. E iniziamo così però. Non la posso prendere e lanciarla. Mi serve la chiave. Oh, sta radio che si accende solo, già. Allora, tutto chiuso. Cioè, è casa tua. Comunque, prendiamo sta cosa. Già ora siamo come arma. Allora, prendi questo oggetto per iniziare un capitolo. Per poter iniziare un capitolo diverso. Dovrei prima... Come... Oh! Aspetta. Sì, esattamente. Quindi non so se iniziare. Ha rotto il cazzo sta sveglia. Oh, avviamo sta missione. Così vediamo se ci andiamo da qua. Allora, l'ho preso. Che devo farlo? Devo portarla Gli occhi anniescenti. Il primo capitolo del gioco. Cioè, ancora dovevamo iniziare, io già mi sto cagando sopra. Ancora dobbiamo iniziare. Facciamo che... Si è aperta la stanza. Ma non era chiusa? Era chiusa, raga. Apriti, sesamo. Facciamo così. Io ho la mania di avere le spalle sempre coperte. Chiudiamo. Non so se uscirò più da questa stanza. Allora, ha una bella grafica, così grafica che io non so dove guardarla prima. Ovviamente ci pigliamo sta chiave. Può servire. Apri inventario. Allora, nel gioco troverai due tipi di oggetti. Gli oggetti chiave e gli oggetti dinamici. Gli oggetti dinamici vengono conservati quando possibile nell'inventario dinamico e in genere possono essere, se spenta la luce, scartati. Gli oggetti chiave sono essenziali. Vabbè, fai... Poi me lo rileggo. Guarda che c'è un quadro di Gesù, preciso. Dammi una mano, mi raccomando. Grande! Gli ho detto dammi una mano e mi ha acceso la luce. Egli esiste, ragazzi. Se avevate dei dubbi. Cioè, incredibile. Grazie per avermi acceso la luce. Quindi sta chiave la vuole prendere o no? Ok. Ah, la chiave è seminterrata. Ah, mi sta prendendo per il culo? Ah? Cioè, no. Spiegami. Accendi la luce? La luce mi bastava. Pure la TV. Allora, se è un fantasma, sicuramente è un poltergeist. Perché si prende il gioco di luce e elettricità. Per chi non conoscesse il poltergeist. E quindi... Premuto. Io non ho capito come cazzo si lascia sta cosa qua. Allora, tasto destro. Ah, ok. Tu si accende solo la carrozzina. Facciamo finta che ci sono le gambe perché è in prima persona, però non capisco perché. Ma che cazzo fa si siede? Allora... Si sente
Ma questo è un ricordo perché è diversa la stanza. Forse sono dentro un ricordo, dentro la TV. È falso disabile, c'ha carrozzino, però quando ti alzi, bravo. Non ho capito, ma è suo. Chi è? Oh, non capisco perché non mi si vuole... Questo lo apre. È sparito. C'è un tizio qua. Che presumo quello che ha fatto la strage inizialmente. Ed è sparito. Stavo guardando. Ve lo dico io, questo lavorava in fabbrica, la fabbrica ha fallito, non sapeva come campare la famiglia e fece la strage. Oi. Ah, quando c'è sto tizio non posso andare avanti, devo tipo guardare cosa fa. What the fuck is this? Che trovas? Oh, it better not be what I think it is. Bastards. What is this? Who the fuck are you? Stavo scendo pazzo. A meno che un sacchetto di conflex scaduti. Chuck. Ah, ma è la radio. Sì, un antichi d'arraggiatizio, picciotto, era un po'... Perché... Apriti, apriti, va. Oh. Una sedia così in mezzo alla stanza. Cazzo santo. Stai calmo. Che incazzato. There you are, little piece of crap. You think you can get me that easily, huh? Nice try, you fucks! Ah. What the fuck do you want, huh? I'm right here! Fucks, chick. No, penso lui trova delle... Le... come si chiamano? Le telecamere piccole. Penso lui si sentiva spiato e forse ha trovato delle telecamere piccole. Infatti guardavi in alto, tipo qualcuno che lo guardasse dall'alto. Qua c'è troppo buio. No, andiamo di qua. Andiamo di qua. Ho visto che lui andava di qua con la pistola. More. Questo è chiuso. Meglio. Ah, guarda dove sono. Don't you fucking move, I swear to God! Stop right there! What? What? Oh. Guarda dove mi ritrovo. Ma io non ero qua però quando sei seduto nella sede dell'hotel. Sono tornato indietro. Il mosso era orribile. E qua... Ah, io avevo le chiavi per scendere qua, penso. Vediamo. No, ma ho capito un cazzo là. Sì, io ce l'ho però. Ti serve la chiave. Io apro inventario. Rapid dog, muoviti.
Quella porta non è della... Ma scusa, non è la questa... andiamo qua su. Maria, che rumori fastidiosi. Vai in bagno, vai in bagno. No, 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 si è chiuso solo. Apriti. Aspetta, così è spenta? Ah no, è accesa, infatti stavo dicendo, ma che cazzo è spenta? Wow! Il riflesso. Sentite anche voi sto respiro... tutto tempo. Minchia, non ti chiede male sto stupicciotto, oh. Giusto qualche pillola. Annaggia. C'è qualcosa di utile? Vabbè, in casi estremi può servire. Raccogli. Ok. Le candele non si possono accendere, sono tutte squagliate. Come mi ha fatto notare Cristina, il mio riflesso non si vede. Forse sono uno speed o un vampiro. Non lo so. Voglio provare l'accendino. Bellissimo. L'accendino si vede nel vetro. Ah, l'accendino sì. Vabbè. Allora, io... Ma è senza un braccio? Cioè, perché non apre la porta? Vabbè, vaffanculo, vabbè. In parte è meglio. Ah. Almeno su questo ordinato. Comunque, qua alla fine non c'è niente di utile. La spiega... A Dumas Grandir. Ah, che bello. Così devo fare. Addumo tutte le candele di tutta la casa. Borsa. A meno che non è un gay. Questa è della moglie. Posso? Ah, è giusto. Maria, sto respiro che c'è nell'orecchio destro. Queste sono lampade. Volevo accendere le lampade con l'accendino. Cos'è? Un occhio? La porta è chiusa, l'occhio è incastrato, sembra vivo. Non è che lo posso bruciare, magari. Ti brucio l'occhio! Ah! È lei che fa così, eh. Ah, la stanza dei bimbi. Anche più forte lo sento, com'è possibile? Ma lì che fastidio. Quel cazzo di bambolotto mi ha fatto spaventare. Panda. Qua c'è il panda. Eccola qua. Ma ce le ha le gambe. Inquietante sto bambino. Si può bruciare un giocattolo così per provare. Ma i luci proprio non funzionano più. Trovo l'accendino, quindi luce. Se mi spunto un volto da qua. Apri, apri te. Allora, raga, insegniamo a questo come si aprono le porte. Ecco qua, bravissimo. Proprio grande sta casa. Io già mi sono perso a livello di orientamento. Sto cominciando a diventare bravo a aprire le porte. Ah, guarda dove sono. Fate il giro.
Allora, avere la camera da letto vicino a quella. Ok, quindi ho fatto soltanto il giro. Non vorrei sprecare tanto l'accendino, però a quell'occhio è inquietante. Talè? Ora si accende le luci. Allora, si aprono o si... Ecco, ho capito come si aprono le porte. Dai, adesso mi sono ricreduto. Aspetto qualcosa di brutto. Wow. Comunque tutto troppo tranquillo. Cioè sì, c'è l'occhio, fa, però non è che... Mi ha dato l'impressione che si sia mossa la tenda. Noi facciamo... Con nonchalance facciamo finta di niente. Ce ne andiamo avanti. Ah, qui ho fatto pure il giro. Accenditi. Accenditi. Bravo. Quindi praticamente il nostro personaggio ha paura del buio. Quando c'è buio... C'è... Oh. Vabbè, l'orologio è partito. Venga, ci viene mezzo fatto a chi... Facciamo che scendiamo subito di corsa. Ma il personaggio non corre. Sei ancora in tempo per andartene, affanculo. No. Comunque, già quando è illuminato... Ma qua ancora niente. Vabbè. Mamma mia, vuoi vedere che le chiavi sono di qua? Scarp. Ora era troppo vicino. Che c'è scritto? Hai trovato un biglietto. Lock in front of the garage. Ah, guarda. Hai chiave del garage. Qualcuno che traduca per me, s'il vous plaît. Pizzummo. Ok. Ah, ti serve la chiave del garage. Vabbè, avevo intuito. Sta succedendo qualcosa di brutto. Mi piaceva questo rumore. Non si apre. Ok. Grazie per la traduzione, Cristina. Ma devo capire dove sta la lavanderia. Questo personaggio vende meno corno. Allora, qua che c'è l'oggetto. No, che rilascia accendere. Ah wow, lo posso mettere a destra o a sinistra? Io sono a destra, lo metto qua. Quindi per accendere... Wow, guarda qua! No, no, accende. Tutto acceso. Anzi, al momento accendo pure chi sarà la mia stanza. Ma perché questi rumori anomali? Che casa di merda, oh. Ma, e quindi io la chiave che avevo trovato qua... Guarda qua, guarda. No. Magari questa lasciamo aperta se devo scappare. Questa è chiusa. Un altro accendino? Un tempo uno tipo aveva due pistole. Ora si usano due accendini. Uno! Edo, voilà. Magari ne tengo una. No, no. Oh, minchia fa. Comunque belli i quadri. Cioè, i quadri mi piacciono, che ha proprio quel tocco. Oh, quello sembra... Oh! Mannaggia. Biricchino. Questa è candela, no?
Ah, le candele, potevo prendere quella, mannaggia. Accenditi, grazie. Quindi sono due porte, left, right. Andiamo qua. Troppo buio c'è, raga. Doppio accendino! Sai che mi sento con questa cosa che accendo le luci così? La parte di Mamma ho perso l'aereo, quando il ladro accende e guarda se c'è la trappola. Fino a quando poi Kevin non gli brucia la testa. Ok. C'è un'ombra. Ma io come ci arrivavo? Che già mi prendi. Scendi qua, scendi. Ha bruciato tutte cose. No, non fa un cazzo. Sono le 3:35, quasi 4:20. Quindi sono passati 10 minuti. O forse gli orologi sono. No, non è bloccato, va avanti. Secondo voi se fa tutto il giro. Ti pareva, infatti, fa sempre lo stesso secondo. Maria, quell'ombra mi deve fottere, lo so che è un manichino. È un manichino. Succe. Ah, guarda, camminavo sopra qua. E fa un rumore tipo. Io lo sapevo che eri un manichino. Avvicino l'accendino della bombola, magari esplode e finisco il gioco. Esamina. Ma che c'è esamina? Ma questa non mi sembra una lavanderia. Però l'officina. Sì, è l'officina. Abbassati, abbassati. Allora, perché adesso se lo spengo c'è luce. Qua c'è luce. Prendi l'estintore, no, non lo. Cemento, tutti i lavori lasciati in 13. Prendi il martello, cioè il martello. Ah, esamina il livello. Cioè, ma veramente c'è da dire. Beh, ti piace? Il martello che può essere utile. Anche se effettivamente a chi do colpi. Allora, di qua salgo. No, continuiamo a scendere. A che sono confessato, mi sento coraggioso. Mi sono confuso. Cioè, da dove spunto qua? Ah, che io potevo andare avanti qua e non l'ho fatto. Oh, è un vasetto. Ste cazzo di TV che si accendono solo. Però faceva luce, no? Lascia acceso. Che cos'è? Accendino e tu accendi e così scarico. Quale dei due? Ok, lasciamo uno. Quadretti. Ma che è sta cosa? Maria, che buio, che fastidio. Che c'è scritto? La chiave dei quadri elettrici. Oh! Minchia, si è scaricato quello, mannaggia! Che c'è qua, un cadavere? Bravissimo, che prende la lampada, bravo. Quindi li mette in tasca, ok. Infatti stai candela. Ah, eccola la candela. Ma
Le candele sono oggetti fissi che possono essere accesi con l'accendino. Ah, li prendo, li metto lì sopra i candelabri. Come si chiamano? Portacandele, va. Ok, prendi sta cosa. Non voglio sapere dove se l'è messa la candela. Oh, allora spendiamo sta merda, che già ho rotto il cazzo sta di. Allora. Ecco, qua ci sta una bella candela d'inferno, ci sta proprio di lusso. Qua, dove la metti? Ecco qua. Ah, bravo. E poi l'accendino lo ripiamo. Non c'ho più l'accendino. Raga, non vedo un cazzo questa cosa che c'è la telecamera. Penso sia questo l'accendino. Ok. Bravo. Accendi. Bravissimo. Devo fare in modo di togliere quell'altro accendino, che non serve a niente. Vabbè. Ci sta coprendo un cazzo. Accendino a scarico, non serve tenerlo. E allora buttalo. Ok. Via, in terra. Bravo. Oh, vado a terra. Quindi qua sto rifacendo il giro? No, c'è altri giocattoli. Sto PC non sistema mai. Bordello che fici. Sono ok, sono di nuovo qua. Io fino a quando non mi spunta niente di jumpscare possiamo giocare fino all'infinito. Prendilo. Prendilo. Cambio mano. Ok. Perché non lo prende? Oh, bravo, questo volevo fare, proprio questo. I film horror ci insegnano che non si prende mai, non si sale mai in uno sgabello. E io ci salgo. Non credo sia il momento giusto per esaminarlo. No, facciamo dopo. A candeggina. Vivitilla, così la finiamo qua. Accendino. Raccogli col tasto sinistro, sì. Usa. Ok, voilà. Doppio accendino. E si va a comandare. Ma chi è che l'ha spento? Dove sta acceso? Ma lì che brutto sto scenario, sto là. Apri qua. Qualcuno mi ricorda un po' che cazzo stavo facendo e perché sono qui? Perché se lasciati indietro gli oggetti dinamici che sono essenziali, il gioco si rigenera nella stanza avanzando. Scusa, dov'era quel martello? Sai, con un respiro che ti. Maria, che brutto quel bambino. Eccolo qua, il crocifisso che cercavo. Non lo prende. Interagisci, ma non mi fa fare niente. Allora, c'era sto martello, dice. Mi ha quasi spoilerato perché io manco me ne sono accorto di sto martello. Vediamo qua. Non c'è un cazzo. Accendi qua, no, accendi. Bella. No, vado a cercare sto martello che non ho visto perché magari è importante. Io questo ho visto e non lo prende. E qua si scende ancora. Già ci siamo stati.
Comunque, per chi non lo sapesse, questa non è cacca brutta e fatta tipo mosse, ma questo serve per far attutire il suono. Lana di vetro, penso sia questo. Bello. Forte nei dettagli, ma io su mazzolo non trovo, raga. Ecco, poi ci vengono gli scatti di panico. Cioè, tu all'improvviso. Cioè, io non vedo niente di strano. Cioè, tu impersonare un personaggio che è già in mezzo rincoglionito non è un gran vantaggio. Magari spegniamoli questi. Cioè, sono riuscito a perdermi a casa mia, è incredibile. Oh, bellissimo. Una bella cacata, visto che tanto già siamo avviati. Poi non corre. Minchia di porta è chiusa. Saliamo, saliamo. Dai, che già qua abbiamo fatto assai. In tutto ciò non ho. Mi si chiude la porta sola in faccia. Allora, e siamo tornati qua al punto di partenza con le doppie accendini, come se fossero revolver a camorra oro colato. Ah, guarda dove sono, dove c'era quello lì. Però è sbarrata la porta. Poverino, non riesce ad aprirla. Tipo, daccela per agnata, raccudei proprio. Oh. È bello, bello. Che attimo sto accendendo solo. Allora, mi diceva che per andare avanti era importante l'oggetto dinamico che era. Che cos'era? Il mazzolo. Io mi sono perso. Cambio canale, magari c'è qualche partita, no? Io dico. Ah. O forse devo ascoltare la radio. Tipo sul PT c'era il trucco che tu guardavi fisso una foto. Madonna, ma questo sembra un mio amico! Oh, Francesco Romeo, raga! Maria si è chiusa sola. Cazzo, è uguale, oh! Vuoi vedere che. Hai le mani occupate per prendere il telefono, ok. Come si posa? Allora. Prendi il suo telefono. Quindi. 5 5 5 per comporre un numero non me lo fa fare, vaffanculo, prende qua. Ah, non serve più. Ah, li butto, non serve più. Ma che cazzo di senso ha? Devo mettere qualcosa qua? Che ne so, questo foglio?
Cioè, sto coso poi sembra tipo una porta. Non fa niente. Aspetta, ragioniamo. Anche qua mi sembra tranquillo. Qua mi metto qua accanto a Madonnina che mi protegge. Fammi leggere sta chiave un attimo. Esamina. Ovviamente non è servito in cazzo questo esame. Aspettavo il nome. Che ha fatto? Vabbè, qua c'è il quadretto. Ho una lampadina e un accendino. Allora, questo è il punto di partenza. E qua è chiuso. Aspetta, aspetta invece. Non è che devo mettere qua? Allora, Cristina ci consiglia di dagli occhi. E allora, facciamo una cosa intelligente. Prendiamo la mia arma segreta, che è Google Traduttore. Ok. Siccome sono pigro, mi si acca pure a scrivere, quindi lo traduciamo così. Sì. Ma che cazzo dici? Allora, ecco qua la scansione. Oh, la parola più importante, garage e chiave non me la evidenzia. Vabbè, lo sappiamo che significa, ok. Che incredibile. Allora, cerca di... Comanderia, come diceva Cristina. Comando. E niente, la... È proprio più chiaro di così. Il problema è... Non ne cazzo è sta lavanderia? Già mi stanno facendo venire un po' gli attacchi. Ecco lo stato mentale che dicevo, che bisogna avere pazienza. Quindi calmiamoci. Usa! Questa non si apre. Queste porte misteriose col vedo qua si vede. Questo è uno specchio, riflette qua, cioè dico. Che cazzo volevo guardare? Non c'è una mappa? No. Però dai, sarebbe ridicolo avere una mappa da sua casa. Cioè, questo è il problema che soffre. Questa è chiusa. Ti serve la chiave del garage. Che io ho una chiave. La provo in tutte. Ma guarda caso non è mai. Non è mai quella giusta. Tacca spillo. Comunque, malgrado tutto, la casa è bella. Ci vuoi provare, può uscire? Niente. Ma c'è la chiave di qua. Io la provo in tutte le porte. Figurati. E allora? Poi magari la chiave va qui dove c'è sto occhio di merda. E ti brucio proprio. Fa proprio schifo sto occhio. Mannaggia. Ah, è l'occhio qua, guarda. Mannaggia, Cristo. Cioè, tutto potevo pensare, ma no, che ci devo infilare l'occhio qua, oh. L'ho fatto. E ora? Ti sei fatto male, eh? E ora si apre, mamma mia. Sono troppo bravo per questi giochi. E c'è di nuovo sta sedia di merda. Aspetta, aspetta, aspetta. Un problema. Oh, perché è grigio? Ora s'assetta. Ci viene una volta crisi, Kiss. Ah, se mi spunta qualcosa all'improvviso. Oh! Da troppo buio a troppo bianco, tipo giusto per diventare ciechi. È un attimo. Dr. Smith? Eh? Dr. Smith? Yes, sorry, I'm with you. I have the information you requested concerning the patient that came in tonight. He claims that someone broke into his house and tried to strangle him, and that he used his firearm in an attempt to defend himself. What's weird is that there's nothing in the police report that indicates any break-in.
There are some minor bruises on his body, but they all seem self-inflicted. The police also interrogated the neighbor who called the police. She claims to have seen him tossing books from his bookshelves frantically. Dico, magari dei sottotitoli, sai? Non tutti conosciamo l'inglese. It's hard to tell. He refuses to answer most of our questions, claiming we already know the answers. He believes we're partly responsible for what happened. It's not really surprising. I took a look at his medical background, and he's had really bad cases of... scopophobia. Exactly. No, stando esaminando, forse... Of course. He'll be in the transit wing, room 323 until further notice. He seems agitated. So be careful. Thanks, Tim. Duly noted. Eri morto, sterrinato. Incredibile. Peccato non si vedono gli arti, tipo le braccia, le gambe. Vabbè che è in prima persona, però. Cioè, c'avevi solo la testa, chissà. Ho immaginato una faccia sola che cammina. Allora. Dov'è il mio corpo? Dov'è il mio corpo? Bello, oh, guarda, il semattello mia nonna l'aveva. Uguale. E poi dipende come guardavi, ci vedevi anche delle facce. Comunque. Facciamo così. Io devo capire una cosa. Intanto, perché... cioè, è il primo gioco che faccio senza i sottotitoli. Per quale motivo? Perché così è dura. Il gioco è... sottotitoli disattivati. Che disabile che sono. Colpa mia. Ora è diverso. Io avevo messo il gioco italiano, ho detto non servono i sottotitoli, capito? Italiano, i menu e tutto il resto. Allora, sono qui. Un po' mi ricorda l'ospedale di Metal Gear quando Big Boss resuscita dopo 9 anni. Resuscita, diciamo, ritorna da coma. E manco il tempo di risvegliarsi. Viene. Comunque, dai, chi ha giocato Metal Gear lo sa che cazzo ho detto. Un altro quadro di Gesù. Ah no, chi sono di Gesù? E allora? Interagisci. Comunque, una cosa bella. Sono uscito da quella casa. Magari per poco, magari lo ricordo. Ma intanto io che cazzo sto facendo qua? Ma che pazzo? No, è buio, lascia stare. Blu. Botta le sale. Fece scantare. Vabbè, non c'ho bisogno del gridi, che ti sentiamo. Apri qua, mamma mia. Tutto buio. Tutto buio. Maria. C'è dopo. No, qua mi passa qualcosa. Quella exit ti inganna. Ti dà l'impressione tipo, vai subito là così esci, no? Io so adesso succede qualcosa. Ah, ma anche qua c'è. Fai una cosa. Facciamo il corridoio principale che c'è la luce. Ah? Questa si chiama esperienza. Che minchia guardi, che minchia guardi, che minchia guardi, che minchia guardi. Ma questo che è? Quel classico quadro che vai adesso e ti guarda, vediamo? Sì, guarda. Guarda dove. Vaffanculo. È il gioco dei quadri. Mi sento che sto sbagliando qualcosa a livello di, diciamo, di perlustrazione. Però sai, quando hai un pochettino di ansia e dei rumori nelle orecchie tutto il tempo, è un po' più difficile concentrarsi. Cioè, ti viene proprio voglia di andare dritto a sodo e andare, capito? È normale. Ecco, questi rumori così, casuali, c'è motivo. Penso che sono... che all'ultimo ci sono andato a finire, incredibile. Come il gioco mi inganna. Chiudi. Man è chiusa. Donna aperta, vado, guarda. Ah no, è chiusa. Reparto, meeting 3F. Cioè, ci ho perso mezz'ora per visitare la casa mia e manco sapevo dove ero. Ora qua, in mezzo a nulla.
in un ospedale. Manco un medico, figurati, non è che una lattina. E non funziona. Comunque, ragazzi, grafica assurda, guardate qua. Cioè, i riflessi a terra, le mattonelle di mia nonna. Cioè, proprio fatto bene. Per un momento avevo letto 800A, scusate. Sono troppo vassato. Oh, aspetta, mi avvicino e si accende. Ma che ascensore? Accanto ne trovo un accendino, giustamente in ospedale. Maria, ma che susto di rumore? Ne esce al rio, va. Tanto non c'è un cazzo. A 308 B. Che cazzo accende allora? Se noi usciamo. E allora, diamo una guardata. I moduli, cose. Guarda, vuoto. Guarda che sfigato. A parte non c'è soldi. Ah, la carrozzina. Siediti. No, non è la sua. Mi metto nei suoi panni di questo che era morto. Cioè, non voglio credere si è sparato un colpo qua ed è ancora vivo. Forse è un'altra cosa, un'altra storia. Che se no ce ne andiamo già dall'irreale alla cazzata. Comunque, tutto exit. Ma sono io sempre qua. Ma com'è possibile? Exit. Solitamente le uscite sono exit ed esci. Maria. 304, mi sa tipo di terzo piano. Entriamo qua. Siediti e torna indietro. No. Non ci credo. Cioè sono al punto di partenza. Io sono uscito da qua. Tanto ho detto, tanto ho fatto, sono arrivato a casa. Sì, c'è qua il quadro, questa faccia di minchia. Non si esce proprio. Allora, io al punto che... Tra che schifo. Che è proprio incastrato qua. Immagino che sto curcato col muro a 0 metri. Ma io prima non l'ho preso qua però. Avevo preso di là, a destra. Tutte chiuse. Mica, che fa? Voglio credere che non trovo una Coca-Cola, meschino. Snack, niente. Bottiglie di plastica vuoto. Vabbè, con la sicca. Però guarda, guarda. Cola, orange, soda, carrot, grapefruit, lime, soda ria. E qua invece che abbiamo? Uguale. Si è aperta una porta verso sinistra. Noi andiamo a destra. È qua che ne ho bisogno. Mo' è lontano ed è chiuso. Mamma! Niente, non mi chiama. Volevo chiamare l'aiuto, ma... Che ore sono? Scommetto sono le 3. Sempre la stessa ora, sempre col secondo che è bloccato là. Abbiamo già capito. Classe wind, room, da 609, 309, elevator. Vabbè, l'elevator tanto non funziona, quindi andiamo di qua. Da 111, mi sento qua deve succedere qualcosa. Ma no, non c'è niente qua. A buio, qua andiamo a... Dobbiamo evitare il buio. La luce che mi accompagna, guardate, mentre cammino. Chiuso. Questa forse si apre. Allora, il mio istinto dice che a destra è aperta. Vediamo, vediamo. Chiusa. Che istinto di merda. Quindi, mi fece arrivare fino a qua perché?
Guarda i consigli che mi dà mia sorella di andare nel buio. E io, diciamo che l'avevo intuito. Ma sai, volevo evitare. Ok. Dai, 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 vai avanti. Ah no, è finito, c'è una porta chiusa. Vabbè. E anche qua non si è concluso niente. Piglia sta seggia, bravo, ora la mettiamo qua. Forse mi può servire sta seggia. Ah, con questa sedia la metto qua su, poi mi arrampico e smetto fino a questa sofferenza. No. Dalle, lascia sta sedia qua per ora. Che fa? È vero, dai. O forse mi stanno mettendo alla prova, devo fare un po' di sistemazione. Esatto, il mio intento era proprio quello di ucciderlo. Ma si sentono questi rumori poi fastidiosi? Non sale. Vaffanculo. Niente di utile, devo soltanto guardare. C'è qualcosa che mi sfugge. Eccolo qua, l'ufficio. Hai visto? 323. Oh, mica più chiaro di così. Devo cercare la stanza 323. Ah, Call to security. Code white. Emergency in room 323. sì, ma fate. Code white. Emergency in room 323. Fate morire Cristiana, così però. Allora, 320 verso qua. Stiamo arrivando a casa. Questa sede come sta in vicolo? Solo io posso fare queste cose, guardate. Che talento. Don't you dare touch me, you Oh! fuck! Seize him! Give him the sedative! Now! Get off me! Fuck! Maria, e dove andare qua? Quella porta, dicevo io. Maria. A buio. Si sentono. Minchia, altro che botte qua proprio. Ah, se adesso succede qualcosa di brutto mi si dia, eh. Manca un mattone. Ho spunto un volto all'inizio. Con l'attrezzo giusto potreste riuscire ad abbattere un muro. Ma sì. Forse con una bottiglia di Coca-Cola di plastica vuota. Che cazzata. Cioè no, cazzata. Dove lo trovo il soggetto? Vuoi vedere che è la sedia? Che devo prendere a colpi di sedia il muro. Perché non ho altre soluzioni. Quella la portavo da sotto. Apriamo questo. Dai, io mangio sto mongo e cammino così con la sedia. Salve. Non è questa la mettiamo qua. Così continuiamo. Ecco un oggetto. Ci vorrebbe un bel lumazzolo.
quel mazzolo che io non ho trovato. Non c'entra un cazzo. Rumori casuali da tutte le stanze. Qua non c'è una stanza tipo di attrezzi. Oh sì, ci manca che sia assurda pure sta luce principale. Momo! Momo! Cioè io già di mio quando vedo ospedali, già mi viene l'ansia, senza motivo. Ma ci aggiungiamo un po' di speed. E qua ci deve essere qualcosa. Un martello, leva sta minchia di sedia. Ma io non la posso prendere la lampada invece? No. Vabbè, spegniamo, però non c'è motivo. Su serio? Vaffanculo. Pure che sotto la munizia. Non prende scatola. Allora. Tutto chiuso. Comunque, mi fa ansia a me sto con... Oh. Aspetta. Che fa? Non ho capito perché fa così. Vabbè. Allora, vado di... Ma qua ci sono mai andato? Tutte quelle stanze che evitavo mi sa che le do andare a guardare per forza. Che non c'è niente di utile, niente. Condizionatore. Vaffanculo. Entriamo, dai. Un po' di coraggio ci vuole. Ed è chiuso. Ho sprecato un po' di coraggio per niente. Storage. Chiuso. Ma che ospedale di merda. Caffè. Ma sai, quasi quasi me lo prendo un po' di caffè. Comunque raga, penso che per oggi metto fine a questa sofferenza. Sì, facciamo così. Mi fermo qua. È che comunque è un gioco che ti stanca. Io stavo spendendo così senza salvare. No, non mi dite che non posso salvare quando voglio io. No. Ma forse non posso salvare, ma porca puttana però. Quando si salva? E alla fine ritorno nella mia stanza di merda. Ma se si corica? Ma poi che schifo che si cacò, aia. Devo rifare tutta la parte in ospedale. Hai visto quanto cose ho fatto? Un cazzo. Ho fatto un po' di... La parte della chiave. Un piccolo catch, qualcosa che mi faccia sbloccare... Ma ci vorrebbe, sai, quei... Gli uffici... Oh... Ci provare, bro. Non c'ho, ma... Avete... Si sentiva tossire. È come se c'è vita, però non vedo nessuno. Ecco. Sto quadro mi fa schifo. Vabbè.
Allora, arrivo al catch point e poi spengo, raga. Monnizza! Ma per chi non mi capisse, sarebbe mondizia, immondizia, pubel. Vabbè, sto delirando. Quanto odio ste parti che prima era chiusa, ora si sente questa che piange alla porta che mi invita ad entrare. Che se... Oh! Volevo spegnere. No, non entro. Mi fai un cazzo. Maria. Signorina, è solo il ciclo. Non ti preoccupare. No, io non vedo niente, non so che fare, raga. La barella c'è le mezzo piedi. Devo entrare, ok, dai. Tanto è buio, magari non vedo un cazzo. Fai di me ciò che vuoi, uccidimi. Sto cagando addosso. Allora, stando alle mie cuffie, questa che piange è qua. Ma se io mi abbasso, non vedo i piedi. Quindi già capito. Oh, l'attrezzo! No. Oh, lei ha trovato i due attrezzi. Prendi qualcosa, porca puttana. E appunto. Sto mongolo che non piglia niente. Piglia scopa, qualcosa. Ma rido o piange? Eccolo l'oggetto magico. Allora, io non volevo disturbare, sono venuto a prendere solo i piedi di porco, me ne vado subito, ciao. Non corre. Mi sarei fatto una corsa che avessi sbattuto già a due muro. Chiudiamo. Ok. Sì, salvataggio fatto, come facevano da De Cristina. Quindi questo piede di porco, o sferro, quello che è, lo useremo la prossima volta. Basta, sono rotto il cazzo. Alla prossima!